secondo lei perché è importante continuare a manifestare anche dopo che è caduto il governo Berlusconi, che era stato un po', diciamo, la molla della... Come sapete benissimo, la piena partecipazione delle donne... Perché nonostante tutto le cose non è che stiano proprio cambiando, quindi dimostrare che esistiamo e che vogliamo un posto diverso in questa società credo sia importante per me, per mia figlia, per tutte le donne e le figlie delle altre. C'è bisogno che noi donne finalmente ci uniamo, e non da sole comunque, anche con i nostri compagni, con i nostri padri, i nostri fratelli, ma non per essere patetica, ma soprattutto perché oltre ad essere donna voglio essere una cittadina italiana, in questo momento partecipe, informarmi, riflettere e scegliere per come io posso la cosa più dignitosa e migliore per il progresso del mio paese a tutto tondo. Voi avete scelto lo slogan mai più italiane portatrici di voti, perché? Perché è un nostro gruppo di iniziativa della Rete per la Parità che lavora da dicembre dell'anno scorso contro questo fenomeno prettamente italiano delle donne che hanno avuto il voto ma in realtà poi non sono elette quasi mai. Noi vogliamo andare al di là delle cose, vogliamo 50 e 50, vogliamo una rappresentanza che corrisponda alla composizione anagrafica del paese. È importante questo risveglio femminile in Italia, è essenziale. Siamo in un paese estremamente maschilista, assolutamente non laico, e noi vogliamo un paese laico e femminile, un paese per le donne. Perché hai deciso di essere qua oggi? Principalmente per Emma Marrone, sono sincera, l'ho già detto. E secondo motivo, sono d'accordo riguardo alla questione delle donne, anche se sinceramente su tanti campi non noto tutta questa incongruenza di comportamenti tra uomini e donne, quindi non la vedo come tutta l'altra gente che è presente qui quest'oggi. Lei ha deciso di essere qua oggi nonostante, diciamo, sia un uomo e la manifestazione delle donne, però secondo lei perché è importante ugualmente? Visto che c'era un bel movimento e poi comunque mi sembrava, ecco, che questa parola, questa domanda mi sembrasse che avesse senso, cioè se non era quando, mo, subito, ora.